interventi tecnici. Il tecnico dice che nel mondo ci sono delle precisioni che vanno bene, però loro anche qui affrontando noi, perché non è vero che non è investito lo spettacolo solo, è investito tantissimo, è investito laddove auto, in risposta sanitaria, è investito in tecnologia, il mio reparto qui si è investito tantissimo, credo di aver ridato qualche cosa, però questo non è importante. Il futuro non è il reparto di chirurgia, il reparto di medicina, il reparto di chirurgia. Il futuro, che in altri posti è presente, è la multidisciplinarità. Allora, un luogo comune dove ci devono essere più discipline che si confrontano per dare buona sanità. Prima c'era la necessità di avere un ospedale in ogni paese perché si andava in ospedale a piedi, con la carrozza. Adesso abbiamo la macchina. Se uno viene a fare, come dico io, per andare da Iafigia fino a Policlinica, ci mette lo stesso tempo per andare, lo dico volutamente, da uno studio non un opera. Lo dico volutamente perché io parlo da tecnico, se gli errori sono stati commessi in passato, che non si è voluto l'ospedale speciale, adesso è inutile che lo andiamo a riprendere. Adesso c'è una realtà che è stata, quando sembra, finanziata. Può sembrare che può piacere o meno a Ostuni, Monopoli, eccetera, in un territorio in mezzo alla campagna, forse è il luogo ideale per l'ospedale, oramai non deve essere dentro la città l'ospedale perché non è funzionale, non è funzionale all'emergenza, non è funzionale a nulla. Ovunque esso sia, a me non interessa, a me da operatore interessa avere i mezzi e le professionalità per poter dare buona sanità, altrimenti chi vuole la buona sanità si mette in va a Milano, va a Lievo, se c'è la possibilità, va e c'è la buona sanità. Non è questo, noi dobbiamo fare qualcosa al contrario. Noi non dobbiamo lavorare.